Riccardo Bedrone, che è presidente dell'Ordine degli Architetti della provincia di Torino. Abbiamo sentito prima dal professor Filippi, diciamo così, la costruzione sostenibile visto dal punto di vista appunto del Politecnico, no? Ma poi gli architetti, insomma, fabbricano qualunque cosa, scusi, che siano sostenibili o insostenibili, basta che paghino e la fantasia si sviluppa, insomma. Ho detto No, ha male? detto bene, ma secondo me bisogna partire da un elemento iniziale per capire perché poi si arriva a comportamenti anche disdicevoli. E se possono vedersi alcune diapositive, l'elemento fuorviante in Italia, assolutamente anomalo in tutto il panorama mondiale, è l'enorme numero di architetti. Sono 140.000, uno ogni meno di 500 abitanti, la media europea è 3 volte tanto. E questo già ci dice tutto sul fatto che sono in troppi a disputarsi un mercato che è ristretto, che solo adesso, con le innovazioni portate dalla certificazione energetica, dalla ricerca di sostenibilità, porterà dei cambiamenti. Non soltanto c'è questa anomalia italiana, ma c'è anche la dimensione media degli addetti, se passiamo avanti, dovrebbe esserci un'altra. È questa. Gli studi tecnici d'Italia sono 253.000, in tutta l'Europa, compresi quelli italiani, sono meno di 1 milione. Questa è un'altra anomalia e si porta a vedere che noi abbiamo uno studio mediamente composto da meno di 1,5 persone. Sono 3 nel resto dell'Europa. Insomma, è proprio il caso di dire che questo tema è centratissimo. L'individualismo è la caratteristica più spiccata dell'architetto italiano. Lavora da solo, non è abituato a interagire né con altri progettisti né con tecnici che portino esperienze diverse. In più è affetto da uno straordinario localismo. È legato alla sua terra d'origine, si sposta poco. C'è una diapositiva un pochino più avanti che mostra come per i primi 50 studi di architetti di architettura, di servizi di architettura in Europa, non ci sia nessuno studio italiano. Lo stesso Renzo Piano non compare. E stiamo parlando da un lato di numero di addetti, dall'altro di fatturato, e compare agli ultimi posti solo a Renzo Piano in termini di fatturato. Lei cita Renzo Piano perché siamo nella bolla del lingotto, Ma è lo dico per chi ci naturalmente, ma è segue, insomma, perché anche questo credo l'emblema, diciamo, della buona architettura italiana. E comunque, con la fama di cui gode, nelle interviste americane, quando si citano i due più grandi architetti al mondo, si citano Norman Foster e Renzo Piano. Questo per dire. Siamo in questa situazione. Individualismo spinto, formazione frammentata e difficoltà di crescere di mentalità, di fare il salto verso una forma associativa che metta insieme tante discipline. E la conseguenza è la possibilità di rispondere alle esigenze di un mercato che cambia, che sta molto cambiando e che non riesce a essere superata. La cosa che volevo sottolineare è soprattutto questo: il mercato comunque cambia e la sensibilizzazione, diciamo, non soltanto dei tecnici, ma dell'opinione pubblica verso queste esigenze di risparmio e di minor consumo sta crescendo. Non so quanto gli architetti in questo momento siano in grado di rispondere nella maniera più adeguata a questi bisogni. Bisogna aiutarli. insomma, diciamo, la competizione tra architetti, il futuro Sì. della competizione si gioca su queste cose qui, sulla capacità Esattamente, di farli, esattamente, no? esattamente. Il CRESME, tra l'altro, segnala che nei prossimi anni saranno 3 o 4 i temi su cui si gioca la competizione fra i progettisti e sono la sostenibilità ambientale, la sostenibilità delle costruzioni, la capacità di assicurare un servizio al prodotto che viene ideato, quindi una manutenzione continua e soprattutto la ricerca scientifica e tecnologica applicata. Tutte queste cose in uno studio di 2 persone non si possono fare. Bisogna organizzarsi in modo tale da produrre un servizio più efficiente che metta insieme tante competenze. Questo secondo me è il dato di partenza. Ma le prospettive ci sono. Non vorrei con questo dire che si tratterebbe di uno sforzo vanificato poi dalla mancanza di prospettive. L'Europa è il continente in cui si è fatto maggior consumo di suolo. Un consumo dissennato, devo dire. Purtroppo i paesi del terzo mondo ci Noi stanno in Italia seguendo. abbiamo dato un contributo, non indifferente, immagino, no, a questo consumo Assolutamente. del suolo. Allora, questo vuole dire che se non vogliamo ricoprire la terra, almeno del nostro paese, di costruzioni, dobbiamo fermarci. Ma abbiamo a disposizione un enorme patrimonio da rinnovare, che può essere sostituito o riqualificato. Io penso che sia in certi casi meglio sostituirlo. Pensi quante prospettive si aprono per coloro che si adeguano a questo tipo di orientamento che è ormai consolidato, è un fatto che si può vedere di giorno in giorno.
dalla rottamazione delle periferie, insomma, la riqualificazione dei centri storici. Esattamente. Ecco, grazie allora all'architetto Bedrone.